che ha addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi pastori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Si fu eliminato dalla terra dei viventi, per colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua morte. Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà uno, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà alle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia, alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto, lontano dal cuore. Sono come un coccio da gettare. Ma io confido in te, Signore, dico. Tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti gridi e lacrime, a Dio che poteva salvarlo dalla morte.
per il suo pieno abbandono a lui venne esaurito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. E, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento.
Gesù gli rispose: io ho guardato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro, ecco, e si sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: chi accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi sconsegnato ai giudei. Ma il mio regno non è tutto ciò. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque della verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui colpa alcuna. Dietro a voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciando una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: salve, re dei giudei! E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo poi e crocifiggetelo, io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, i
entrando ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: di dove sei? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli, non sai che io ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su me se ciò non ti fosse stato dato da Dio. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato contro me. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridavano: se dite costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si pare si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e se mette in tribunale, nel luogo chiamato Litostrogo, in ebraico Gabbatà. Era la parascene della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crucifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: o sede. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parascene e
perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato. Era infatti un giorno solenne quel sabato. Chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto nella testimonianza e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno tradito. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse, allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parascena dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. La croce rivela il dono totale di Gesù, che propone a ciascuno di noi come unica verità l'amore illimitato di Dio. E che solo con questo stato d'animo nel cuore, nella mente di ciascuno di noi che possiamo vivere questo Venerdì Santo. Siamo qui riuniti in assemblea per contemplare, per adorare proprio questo mistero illimitato dell'amore di Dio per noi. Abbiamo ascoltato la lettura della passione di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni. Ne sappiamo perché il Venerdì Santo la Chiesa ci propone sempre appunto questa versione, questo Vangelo di Giovanni. E potremmo così cogliere 5 episodi in questo Vangelo, in questo brano del Vangelo. Innanzitutto, dov'è che inizia, ecco, tutto? In un giardino. In un giardino non ben identificato, ma una cosa è certa, e sicuramente l'abbiamo colto. In questo giardino non si svolge una scena di agonia, ma invece c'è uno scontro tra Gesù, che è la luce, e il mondo delle tenebre, che è un po' lì rappresentato da Giuda. Il secondo episodio è quando Gesù si trova nella casa di Anna. Anna era il suocero di Caifa, abbiamo ascoltato, il sommo sacerdote di quel tempo. E che cosa accade? Lì è importante cogliere un contrasto tra Gesù, che proclama la sua identità, e invece Pietro, che rinnega il Maestro.
Ecco, Gesù che alla domanda se eri il figlio di Dio, ecco, dice: tu lo dici. Ecco, Pietro invece che abbiamo ascoltato, quando per 3 volte gli viene detto: ma tu sei uno di quelli, sei uno dei suoi discepoli, Pietro li nega. E il Vangelo annota e il gallo cantò. Perché lo sappiamo, Gesù glielo aveva detto: tu morirai con me o per me, prima che il gallo canti, tu mi avrai rinnegato 3 volte. Il terzo, diciamo, qua nel terzo episodio, è quando Gesù si trova da Pilato. Qui da Pilato si svolge, possiamo dire, il dramma vero e proprio. Ecco, per 7 volte Pilato esce ed entra. Il Vangelo di Giovanni, ecco, proprio annota queste uscite e queste entrate di Pilato, quasi per dire anche la sua inquietudine. E che cosa accade poi? Che tra queste entrate e queste uscite di Pilato, ecco, all'ultimo Pilato consegna Gesù dicendo: ecco il vostro re, ecco l'uomo. E poi ancora siamo sul Golgota. Gesù viene crocifisso e abbiamo ascoltato, Giovanni annota che viene messa l'iscrizione, come era uso fare. Però nel caso di Gesù, Gesù Nazareno, re dei Giudei, San Giovanni dice che viene scritta in 3 lingue. Queste possiamo, ecco, cogliere come sottolineano l'universalità della salvezza. Ecco, Gesù è venuto a salvare tutti, indistintamente. E poi ancora lì sul Golgota, quella tunica indivisa, avete ascoltato, ma lo sappiamo tutti. E mentre si dividono le sue vesti, sulla tunica tirano la sorte, perché era una tunica senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Questa tunica ci richiama e sottolinea l'unità. E poi ancora la presenza di Maria. Stava presso la croce, Maria sua madre. Ma quando Gesù, abbiamo ascoltato, dalla croce si rivolge a lei e dice: donna, ecco il tuo figlio. E al discepolo che Gesù amava: ecco la tua madre. Donna la chiama Gesù, non è la prima volta. Ricordate, anche a Cana di Galilea, anche lì: donna, non è ancora giunta la mia ora. Qui invece è la sua ora, è l'ora della sua glorificazione, cioè l'ora in cui Gesù deve manifestare la potenza del suo amore, non la potenza umana, ma la potenza disarmante del suo amore. E in quel momento, chiamando la donna, Gesù è come se dicesse: ecco, questa donna è il nuovo popolo dei credenti, la Chiesa, tutti quanti noi. Ecco perché Giovanni poi annota: da quell'ora la prese con sé. E l'ultimo episodio che possiamo cogliere in questa pagina del Vangelo è un altro giardino. Tutto è iniziato in un giardino e tutto, ecco, se non altro, si compie in un giardino. Non è lo stesso giardino, questa volta è il giardino della sepoltura di Gesù.
subito a cogliere come sia Giuseppe d'Arimatea, un uomo giusto, che però, dice San Giovanni, di nascosto, per paura dei giudei, va a chiedere il corpo a Pilato. Pilato glielo concede e lui sarà poi quello che offrirà il sepolcro. Ma c'è un altro, diciamo, personaggio importante, Nicodemo. E San Giovanni giustamente annota, perché è sempre lui che lo dice nel suo Vangelo, all'inizio del suo Vangelo, al capitolo 3, poi ancora al capitolo 7 e poi adesso nel momento della sepoltura di Gesù. Nicodemo, lo sappiamo tutti, era quel fariseo che era andato di notte a parlare con Gesù, a dialogare con lui, perché era alla ricerca della verità. Colui che non riesce a comprendere quando Gesù dice bisogna rinascere. Come può un vecchio tornare nel grembo di sua madre? Dice Nicodemo. Ma poi Gesù lo conduce piano piano, e quello che per Nicodemo era come un limite diventa invece la premessa, l'occasione per una rinascita. Che bello, Nicodemo si ritrova lì, adesso non più di notte, e notiamolo, mentre di Giuseppe si dice che va di nascosto per chiedere il corpo di Gesù, Nicodemo non ha più di questi problemi, perché ormai in lui è nata la fede, tanto che Nicodemo fa un gesto di grande affetto e di grande stima verso Gesù, una cosa esagerata, 30 chili di mistura di mirra e di acqua. Era in uso che i corpi venissero messi con questi profumi, ma 30 chili, diremmo appunto un'esagerazione, ma come si può parlare di esagerazione quando uno come Nicodemo è stato raggiunto dallo sguardo onorevole di Gesù, che veramente gli ha fatto fare questo passaggio, come deve essere per ciascuno di noi, da uno stato di limite, di destabilizzazione, da un momento in cui Nicodemo, come tanti, come tutti noi, sperimentiamo il nostro fallimento, la nostra pochezza, il Signore è capace invece di tirarci fuori da tutto questo e di farci rinascere, per capirci forse meglio sicuramente delle mie parole. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto. Voglio concludere questo mio pensiero, che è fatto innanzitutto per me questo Venerdì Santo e per voi, con queste parole di un santo vescovo che io non ho avuto certamente la gioia di conoscere personalmente, ma che mi ha accompagnato sempre nella vita attraverso i suoi scritti, si intende. Se mi permettete, in tempi, tra virgolette, non sospetti, nel senso che ora c'è Papa Francesco, no? Che ci richiama certe cose, ma Monsignor Tonino Bello, un po' di qualche anno fa, e vi leggo questo suo pensiero e così concludo. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane, ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra, ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell'uomo. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio
solo allora è consentita la sosta sul Calvario. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. La mia, diceva Don Tonino Bello, la tua, le nostre croci sono provvisorie. Siamo invitati quindi a raccoglierci in preghiera e a vivere questo momento, proprio sperimentando questa universalità della Chiesa, o come dicevo prima. Preghiamo, fratelli carissimi, della Santa Chiesa di Dio. Il Signore ne conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi una vita serena e tranquilla, per rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa diffusa su tutta la terra perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, Papa Francesco. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute, e lo conserve alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio Onnipotente ed Eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro Vescovo Luigi, per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. Dio Onnipotente ed Eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro e gli illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevono il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio Onnipotente ed Eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel ponte battesimale, siano accolti tra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano, che li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. Dio Onnipotente ed Eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.
preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che li scelse prima fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, vi aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché le illumini dallo Spirito Santo possono entrare anch'essi nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità, camminando alla tua presenza in sincerità di cuore. E a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune, nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo da ogni bisogno, allontana le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti, la salvezza eterna. Dio onnipotente ed eterno, conforto degli afflitti, sostegno dei tribolati, ascolti il grido dell'umanità sofferente, perché tutti si rallegrino di aver ricevuto nelle loro necessità il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. I nostri sguardi ora si rivolgono al legno della croce. Su quel legno c'è il corpo ferito e sanguinante di un uomo che ha condiviso in tutto e per tutto i nostri dolori e le nostre fatiche, le nostre gioie e le nostre attese. Su quel legno c'è il corpo del Figlio di Dio che ha offerto se stesso prendendo su di sé il peccato dell'uomo. Ci recheremo a baciare la croce. Gesto spontaneo,
immediato, compiuto con lo slancio e la spontaneità dei bambini, e tuttavia così colmo di significato. Un amore smisurato che non si è sottratto neppure alla morte e alla morte di croce.
preside questa Eucaristia, questa liturgia, Don Isidoro Vicente, parlo come se l'uomo non viva mezza terra. Piano piano fino a